Alla fine sì, i capelli sono quello che sono, però sono riuscito a fare una foto, più o meno volevo fare da un po', da qui. Oggi un'altra escursione fotografica, o meglio, escursione sicura, foto non si sa, e siamo al Gran Sasso d'Italia. O meglio, stiamo partendo dai Prati di Tivo e la direzione ovviamente non è la cima del Gran Sasso, perché non sono veramente, diciamo, probabilmente fisicamente pronto per farlo, ma sarebbe già una figata solamente riuscire ad arrivare al Rifugio Franchetti e il top, la meta sarebbe la Serra dei Due Corni. Quindi quel punto un po' particolare dove c'è il corno piccolo, che è davvero stupendo. Il punto è che, ecco, è un po' tardi, siamo partiti diciamo con un po' di tranquillità ed è, diciamo, che non so se riusciamo ad arrivarci. Comunque sia, che ci arrivi o non ci arrivi, come al solito sono con mio fratello Eugenio, che fa la guida, che fa appunto mi guida in questo percorso. Comunque sia, che ci arriviamo o non ci arriviamo, comunque vorrei fare una foto al tramonto da qui, perché da qui la vista è davvero spettacolare. Il Gran Sasso è davvero enorme, già sul grand'angolo si vede, cioè veramente completamente prende tutta quanta la scena, e comunque vorrei fare una foto al tramonto. Clima, tempo, probabilmente la giornata sarà così, per quanto qualche nuvoletta il Gran Sasso l'acchiappa. E niente ragazzi, continuo a camminare, già sto morendo perché mi sto allenando, ma sempre troppo poco, e vediamo se riusciamo a fare qualche foto. Comunque devo vederci quest'altro bellissimo trekking negli Appennini in Abruzzo. Eccoci ragazzi, allora abbiamo passato il Franchetti, abbiamo fatto un piccolo pranzo, un pranzetto veloce, e siamo qui finalmente davanti allo stupendo, non so se vedete, ecco, la sella dei due corni, questo è il corno piccolo. È davvero stupendo, questo c'è poco da dire, e ha questa forma che sembra davvero delle fiamme, cioè è davvero bellissimo, super fotografabile. Peccato che le nuvole, come vedete, sono dietro di me e non davanti a me. Due, sono un po' stanco e ho provato a cercare un po' di composizione qua. Quello che volevo fare era una lunga esposizione. Mi sarebbe davvero piaciuto tantissimo riuscire a beccare un po' di nuvole che passavano sopra il corno piccolo, sopra le creste, queste qua sopra, e riuscire a catturarle in lunga esposizione, anche con una luce così forte, farle in bianco e nero andava comunque molto bene. Però le nuvole sì ci sono, ma non dove voglio io, come al solito, e quindi ho provato a cercare di fare una qualcosa con il grand'angolo di semiserio. Stavolta utilizzo ancora il treppiedi, quello giocattolo, perché di portarmi il treppiedi pesante non se ne parlava, cioè già è tanto che sono arrivato fino a qua, e quindi ho voluto provare di cercare qualche cosa, un primo piano eccetera. Il primo piano qui però c'è, più o meno ci sono qualche fiorellino, qualche campano, insomma anche come si chiamano, un po' di muschio, più qualche arbusto basso. Peccato che sono in posizioni atroci, uno, e due, l'attrezzatura si fa sentire, ovvero quel treppiede sì, più o meno funziona, ho scoperto che si riesce persino a girare, però ovviamente tipo vale 10-5 euro, molto leggero, perfetto per un'escursione, ma non è ottimale per fare foto di paesaggio, almeno quelle, ecco, che intendo io, cioè davvero basso per riuscire a catturare tutti quanti i piani, ovviamente da fare poi in focus time. Ho fatto quindi un po' di prove, non so come saranno uscite, se ormai le vedrete alla fine del video, però sicuramente so che ci sarà da tornare qua. L'idea di base sarebbe quella di un weekend al Franchetti, e ti fai alba, tramonto e notturna se hai voglia. Cosa faccio adesso? Scatto qualche altra foto, molto più rilassata, molto più tranquilla, sicuramente avendo come modello mio fratello, che mi sta lì pazientemente aspettando perché non mi sopporta più, e poi faccio qualcosa con il teleobiettivo, perché comunque da qui la vista è spettacolare. Non c'è troppa foschia, non ci sono stati
né rovesci né tantomeno accenni di temporale, peccato. E quindi sicuramente voglio fare una foto con il super tele al lago di Campotosto, non so cosa esce, però si vede da qui, e qualcos'altro qui alle vette, alle creste qua intorno. Fatto questo, poi gambe in spalla, si torna verso giù e cerchiamo di fare il tramonto alla Madonnina. Comunque sia, il tragitto è bellissimo, il sentiero è spettacolare, davvero da tornarci, anche senza, tra virgolette, fare foto. Poi io faccio le foto, quindi voglio portarmi anche qualcosa in più a casa, però comunque sia davvero bellissimo. Detto questo, provo a fare qualche altra foto qui in zona e poi piano piano si scende, qualche scatto al Franchetti e giù fino a cima. Alla fine sì, i capelli sono quello che sono, però sono riuscito a fare una foto che più o meno volevo fare da un bel po', da qui. Siamo qui alla Madonnina, il sole sta praticamente tramontando adesso, e adesso piano piano il Gran Sasso si sta un po' spegnendo. La foto che volevo fare, dicevo, è riuscita. Il Gran Sasso, o meglio, Corno Grande e Corno Piccolo, sono enormi, giganteschi. Sul grandangolo, per riuscire a farli entrare in orizzontale è abbastanza facile, ma in verticale, ragazzi, bisogna arrivare davvero piuttosto lontani per riuscire ad avere una buona angolo. Cosa ho voluto fare? Ho voluto fare una foto tradizionale, diciamo, con il grandangolo e trovare un primo piano. Volevo riuscire a fare una foto con dei fiori, per quanto c'era un po' di vento, e quindi alla fine ho trovato un po' di rocce, ancora un pizzico illuminate dal sole che tramontava, e più o meno la foto è uscita. Per quanto riguarda i parametri, assolutamente tradizionali, quindi ISO 100, F11, tempo eravamo in circa un ventesimo, e per quanto riguarda invece la tecnica, sempre col focus tracking, perché ovviamente era piuttosto basso per terra, diciamo, quanto a livello di queste rocce belle illuminate dalla luce del sole. Verticale o orizzontale? Ovviamente, perché se non mi casco l'orizzontale c'è da farlo sempre. E diciamo che per oggi l'escursione è andata. Non so alla fine che foto vedrete poi alla fine di questo video, perché comunque al Corno Piccolo ho fatto alcuni scatti, ma ero piuttosto stanco, un po' provato, e la luce faceva abbastanza schifo. Se è piaciuto il video, fatemelo sapere nei commenti, come al solito fatemi sapere le foto se vi sono piaciute, e noi ci vediamo con un prossimo video qui su Fizzantici.